Oggi un back to school. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te. La scuola sta per riaprire, ragazzi. Scappate a gambe levate. Forza, correte più veloce che potete verso mete come Disneyland. E invece no, non potete. Vi tocca e tocca anche alle vostre mamme. E quest'anno tocca anche a me, perché Enzino va in prima elementare e quindi io ricomincio la scuola. Oh mio Dio, mi viene da piangere. Però per rallegrare il momento ho pensato di celebrare l'evento creando un astuccio portapenne con dei jeans. Un riciclo creativo, insomma, jeans e patatine, quello che caratterizza i ragazzi per la maggior parte. Quasi tutti mangiano le patatine e tutti, posso dire senza ombra di dubbi, indossano i jeans, anzi indossiamo i jeans. Però io non avevo jeans da buttare e così me li sono fatti dare. Sì, perché ho coinvolto in questo riciclo anche una mia amica. Una mia amica stava per buttare un paio di jeans e ho detto: alto là, dammeli. Li ho coptati e presi, e per questo ringrazio la mia amica Laura, a cui mando un grande bacio, che è anche una di Arte per te perché segue il mio canale. E quindi grazie Lauretta per questi jeans, che guardate un po' cosa sono diventati. Spostiamoci sul piano da lavoro e andiamola a scoprire insieme. Ed eccoci pronti per creare il nostro super portapenne riciclando un paio di jeans. E allora, cosa ci occorre? Innanzitutto un bel paio di jeans. Questi sono un gentile omaggio della mia amica Laura. Grazie Lauretta, così nel riciclo ho coinvolto anche altre persone che magari erano pronte lì per buttare dei jeans. Ho detto: alt, non inquinare, aiutarti per te a creare. Ed ecco qui i nostri jeans. Poi una cerniera presa dai cinesi a 90 centesimi, poi colla a caldo e stecche. Dovete sacrificarvi e fare fuori un pacco di Pringles o qualunque patatina contenuta all'interno di un tubo. E poi ci servirà un pezzo di cartoncino che includa per due volte la circonferenza del tubo. Forbici e tagliabalze, ovviamente le stecche di colla a caldo e della colla, possibilmente un'aceto vinilica attaccatutto. Cominciamo subito. Come prima cosa prendiamo il nostro cartoncino e segniamo per due volte la circonferenza del tubo. Quindi ritagliamo questi cerchi tenendoci un paio di millimetri all'interno della circonferenza che abbiamo segnato. Questo perché i fondi saranno foderati, quindi il jeans occuperà dello spazio, perché in pratica questi poi dovranno servirci da tappi per il nostro portapenna. Questo noi lo rimuoviamo. Togliamo anche il bordino superiore. Adesso dobbiamo stare attenti e dobbiamo praticare un taglio tutto alla stessa altezza. Cosa faccio? Come unità di misura prendo il mio tappo e comincio a segnare dal bordo la stessa distanza. Se no prendete un righello e prendete la misura, ma siccome il tappo è a più o meno 8 cm va benissimo. E adesso tagliamo. Ta-da! Quello che avremo sarà questo. Adesso è l'ora di prendere i jeans. Tagliate un pezzo di jeans che fuoriesca un paio di centimetri dal margine superiore e inferiore di uno dei due rulli. Quindi con una colla sporcate tutto il rullo. Adagiate il jeans arrotolando. Alla fine tagliate in maniera netta, piegate l'orlino, che vi consiglio di fare molto 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 sottile, così. Nella parte terminale mettete un bel po' di colla e chiudete il vostro astuccio. Quindi fate in modo che l'eccesso non sia eccessivo
rifilo la parte finale, giro di colla sul margine superiore nella parte interna, rabbocco il jeans all'interno. Potete farlo anche con la colla a caldo, ma ci saranno molte possibilità che vi bruciate le dita, ma si può fare stando molto molto attenti. Io preferisco farlo con questa colla, ci sta un po' di più per appiccicare, però è più sicura. Stessa cosa anche dall'altra parte. Ora ritagliate un pezzo di stoffa alto poco meno del vostro rullo foderato. Tagliate in maniera pulita anche i margini. Bene, questo servirà per foderare l'interno. Sporchiamo tutto l'interno di colla, spalmata la colla su tutto, arrotolo, faccio un rotolino e lo poggio in maniera equidistante. Ne apro un attimino, vi faccio vedere, lo apro all'interno e comincio a srotolarlo come fosse un mini tappeto. Ok, fatta questa cosa con un rullo, fatelo anche con l'altro. Guardate, è semplicissimo, si fa in un attimo, 1, 2, 3, voilà, ed eccoci pronti. Adesso fase successiva. Prendiamo un altro pezzo di stoffa, così, e ritagliamo due cerchi più grandi della circonferenza dei nostri cerchietti di cartoncino che avevamo ritagliato prima. Non occorre essere troppo precisi in questa fase. Tagliamo delle pieghe tutto attorno, sporchiamo di colla e posizioniamo. Quindi sporchiamo di colla ulteriormente. Voilà, naturalmente per farlo venire più carino ritagliamo anche un cerchietto di stoffa per foderare la parte superiore, e di questi cerchietti fatene due. Bene, 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 siamo proprio a buon punto. È arrivato il momento di attaccare i fondi. Qui ci conviene farlo con la colla a caldo, quindi poggiatevi sopra uno dei due tappi che avete preparato. Adesso mettiamo in corrispondenza le cuciture e prendiamo la nostra zip. La mia zip è lunga 30 km, non potrò utilizzarla tutta, quindi cosa devo fare? Prendo la misura e ve lo faccio vedere, perché se voi non avete proprio una zip a misura potrete adattarla come sto facendo io. Prendo la misura che mi serve lì dove voglio che la zip si fermi. Do un punto di colla a caldo per saldare la cerniera, aspetto che si asciughi tutto e quindi taglierò. Senza bruciarci, mettiamo la colla a caldo lungo il margine inferiore del nostro astuccio ed iniziamo ad attaccare la nostra cerniera. E adesso nella parte superiore facciamo così. Allora, prendiamo il nostro tondino, infiliamolo per quello che riusciamo, quindi così, e cominciamo ad aprire la cerniera in modo da fissarla ben bene. E lascio asciugare il tutto. Non vi preoccupate se è un po' macchiato, alla fine sistemeremo tutto quanto. Benissimo, adesso voglio sistemare il retro, soprattutto voglio rendere stabile questa parte, per questo vi ho detto di non curarvi tanto di queste imperfezioni nelle giunture, perché andranno coperte. Cosa intendo dire? Voglio infatti creare una striscia che saldi la parte superiore e la parte inferiore, in modo che con l'apertura e le sollecitazioni la cerniera non si stacchi, e allora andrò ad aggiungere una striscetta posteriore, così
che serve appunto da raccordo tra le due parti e che celi anche tutte le giunture che con gli attacchi della colla non sono venuti bene. Come vedete, io ho creato questa pattina rabboccando i margini della stoffa. Adesso andrò ad appiccicarla con la colla a caldo, non prima però di aver preso perfettamente la misura. Cosa farò? Taglierò perfettamente la parte superiore. Allora, chiudo ben bene anche questa parte con la colla a caldo, quindi uno dei margini più piccolini. Decido dove voglio appiccicare, farò in modo che questa mi vada più o meno al centro. Come prima cosa saldo la base. Come faccio? Scivolo e arrivo proprio al fondo. Attacco la colla centralmente. Così. Non mi importa se i margini mi rimangono staccati, per adesso non è questo quello che conta. Vado anche sulla cerniera e continuo per un pezzo, fino a qui. Non su tutto. Fatto questo, vado sui margini. Quindi tiro un po' indietro e chiudo anche la parte superiore, lasciando un passante, in modo che se io voglio attaccare il mio borsellino da qualche parte, tipo a una cinghia dello zaino, dove voglio, posso avere un passante da sfruttare per agganciare anche, che ne so, un portachiavi, e così il retro viene tutto rifinito e ha anche questo comodissimo occhiello. Passiamo adesso nella parte anteriore. Adesso prendete un 15 quadratini di jeans, piegateli in quattro così e ritagliate una curva in questa maniera, in modo da formare un cerchietto di stoffa. Fatevi un bel po' di cerchietti di stoffa, quindi con la colla a caldo, stando attenti a non bruciarvi, mettete un punto di colla al centro e piegate così, quindi un altro punto di colla qui al centro e ripiegate così. Quello che verrà fuori sarà una cosa di questo genere. Fatelo con tutti i cerchietti. Una volta ottenuti tutti questi triangolini svolazzanti, prendete, allora, se il portapenne è per uomini non lo fate, se è per donne fatele. Se il portapenne fosse per un ragazzo, basterebbe poggiare qua sopra una bella spinner, attaccarla con la colla a caldo, e adesso non lo faccio, e poi andare a scuola con questa figata pazzesca e fare divertire tutti i compagni fuori dall'orario di scuola con la vostra, con il vostro portapenne spinner. Potreste attaccarne una qua, un'altra qui, insomma decorarla tutta con tante spinner e verrebbe veramente bellissima. Se invece è per una ragazza, mettete un po' di colla a caldo e cominciate a poggiare i vostri triangolini facendoli fuoriuscire, ok, leggermente dal bordo. Ovviamente, non avendo preso le misure, non formeranno un cerchio perfetto, ma a noi questo non interessa. Ma questo potrebbe essere un bellissimo regalo che un ragazzo può fare anche alla propria ragazza, per portare un po' della creatività di lui a scuola con lei. Non esistono più queste cose romantiche, vero? Lo so. Adesso fate una striscia di jeans sfrangiata. Come si fa? Si taglia la striscia di jeans, quindi si prendono, sono piena di fili, i filini esterni così e si tirano. E vedrete, si formerà la frangia via via sempre più alta e sempre più bella. Questo potete farlo anche sui jeans quando ve li comprate, se non volete fare l'orlo. Li sfrangiate e vengono super belli. Poi
tagliamo esattamente a metà, ripieghiamo l'orlo con un punto di colla a caldo e appiccichiamo proprio qui nella parte inferiore. Certo, potrete anche non fare tutte queste rifiniture, io sto facendo proprio una cosa super super rifinita. Avrete visto che ho dovuto rifare la parte inferiore del mio portapenne perché qui avevo applicato una tasca e non mi era piaciuta per nulla. Allora ho deciso di fare con voi un altro tipo di decorazione che mi piacesse. Questo perché? Perché io faccio i video insieme a voi e quindi poi mi accorgo in corso d'opera che le cose non sono belle come le avevo immaginate e quindi le rifaccio. Scusatemi ragazzi. Allora, adesso cosa faccio? Prendo delle striscettine di jeans, ok? E cerco di tagliarne almeno un margine il più dritto possibile. Ok, fatto questo, comincio a sfrangiare. Sarà facilissimo sfrangiare il jeans, occorrerà soltanto un po' di pazienza. Fate almeno 15 di queste balzette così tutte sfrangiate. Ok, fatta la prima frangina così, fatela dell'altezza che più vi piace, potete sfrangiare quanto vi pare, attaccatela al vostro astuccio nella parte finale. Perfetto, prima balza fatta, adesso fatene un'altra e sovrapponetela alla precedente. Voilà, componiamo così tutto il jeans. E alla fine, dopo aver fatto tutte le frangette, quello che viene fuori è questo morbidissimo astuccio portapenne, che è carinissimo anche come portapennelli da trucco, ragazze mie. Si apre qui con facilità, si inseriscono penne, pennarelli o pennelli, quindi si richiude. E tutto quello che vorrete contenere all'interno del vostro astuccio sarà custodito e ben protetto, a prova di urto e a prova di fashion. Ora vi lascio alle foto e noi ci vediamo dopo. E se volete un back to school per lui, fatemelo sapere tra i commenti, perché il primo l'ho fatto per lei, ma magari c'è qualche ragazzo in ascolto che vuole qualche spunto per il suo ritorno a scuola. E allora fatemelo sapere e intanto vi lascio alle foto. Ciao! Portapenne, ma se non siete più in età scolare, niente paura, fatelo lo stesso e createvi un bel portapennelli da trucco da viaggio. È veramente solido, robusto e davvero fashion e carino. Se volete anche un back to school tutto al maschile, lasciatemelo detto qua sotto tra i commenti. Non so se lo farò, solo se sarete molto molto carini con me. Scherzo ragazzi. E allora cominciate ad essere carini lasciandomi un bel pollice in su, condividendo questo video sulle vostre pagine Facebook e venendomi a seguire sui miei social. Quindi vi aspetto su Instagram, cercate Arte per Te, su Facebook cercate Arte per Te e naturalmente vi aspetto sui miei altri canali Ombretta, Due Cuori Una K e perché no anche su Poti Toys, il canale di giocattoli, game e divertimenti gestito da Gabriele ed Enzo. Bene ragazzi, non mi rimane che salutarvi, preparate lo zaino e noi ci rivediamo sempre qua per il prossimo video. Da Ombretta ed Arte per Te è tutto, alla prossima, ciao!